Sono stati gli occhi. Mi hanno messo gli occhi in culo. Ehi, come dite voi? Mi hanno messo gli occhi addosso. Ah, non ci credete a queste cose? Eppure io vi dico che a me gli occhi addosso mi hanno cambiato la vita. Se no, scusate, come si spiega quello che mi è successo? See forever, non ci lasceremo più. È così, together, faccio quello che vuoi tu. Le tue mani sul mio petto, stringi forte, ma perché? Vuoi rubarmi l'anima? È tempo d'amore che ci fa volare sopra il mondo, che ci dice adesso è il momento di dare tempo, tempo d'amore che ci fa sentire. Ci fa vedere quel che non hai visto mai. Sì, forever, fra il giorno e la notte, è così, together, fra la vita e la morte, le tue mani sul mio cuore, la tua voce dentro me, vuoi rubarmi l'anima e te. Ci fa volare sopra il mondo, che ci dice adesso è il mondo. Nina! Ho mangiato troppo e stasera non ceno. Ma se non hai toccato niente. Come niente? Le farfalline all'uovo. Un poco di brodo vegetale. Ma le farfalline all'uovo sono pesantucce. C'è sta l'uovo. Oh, mamma Nina! Mia. Aiuto! Nina! Che succede? Nina! Chi è? Chi sei? Chi è? Ma come chi sono, amore? Sono io! Oh. Amore, con questa parrucca non ti avevo riconosciuto. Ma che c'è? Sei caduta? Sì, siediti qua, che ti sei fatta male? Siediti. La sedia a rotelle. Addirittura? La devo buttare. Ah, quella delle... Siediti, siediti. Passato? Fammi un massaggino. E sono un po' in ritardo, amore, sì. Ecco. Va bene? Passato, amore? 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 Dico... Ti piaccio liscia? Amore, tu mi piaci riccia. Liscia, riccia. I capelli ricci sono belli. Non ti fissare. E vabbè, una novità. C'ho la pancia gonfia. Ti sei mangiato la trippa del signor Centocelle e questo è il risultato. Attenzione, metà se l'è mangiata la bestia. Birillo. Birillo? Chi l'è tantil? Ma è vorace. E poi il signor Centocelle è romano. Teniamo il vicino romano, io non mi mangio la trippa. Come faccio, maggiore dei carabinieri con la pancia? E come lo fai, maggiore dei carabinieri con la pancia? Amore, io sono un uomo d'azione. Un uomo d'azione? Non scherzare, sono nel reparto catturando. E catturo pure a me. Amore, è tardi, non è il momento, capito? L'uomo la deve avere un poco di pancia. Richard Gere non te ne avanza. Richard Gere? E io, un cattivo Dallas. No, chi è J.R.? Ah, è vero, J.R. Aspetta, non me lo dire che voglio indovinare. Dunque, Richard Gere, medici in prima linea. Chi le Iar? Iar, ma si chiamano tutti uguali. Tu sei più belle tutto quanto. Ma tu mi vedi con gli occhi dell'amore. Chi sei tu? Un serpicone tuo. E dove sta il serpicone mio? No, no, non è il momento, amore. Al momento? No, devo andare. Sì, no, dove vai? Stai con me, resta qua. Aspetta. Sì, dolce dolce. Amore, sì, no, amore, qua. Amore, scusa. Sì, dolce dolce, no, dolce dolce. Né dolce né salato. Capite? Devo andare. Capito? Sono praticamente in servizio. Mannaggia, cavolo. Birillo? Birillo, saluta papà, dove sei? Birillo? Birillo? Oh. Birillo? Vieni qua. Salta. Vieni. Birillo? Vieni. Oh, tesoro. Ho fatto proprio bene a non darti la trippa. Maggiore, una telefonata sulla 2. Poi mi devi mettere una firma. Sì, pronto?
incidente. È stata investita. Signor Maggiore, che è successo? Ma che è successo? E che ne so? Desiderava mantenere l'anonimato. Non si preoccupi. Ah, e per favore, non voglio sapere a chi andranno gli occhi di Nina. Stia tranquillo. Eccomi qua, questo sono io. Questo con la band e gli occhiali da sole. Bruno Carramone, dopo il trapianto. Questo a sinistra è Peppino, detta Batman. Quello a destra è Samuele, detta Sandokan. Sono le mie guardie del corpo. Figurati. Io sono l'attore oculare. Perché è nell'occhio che il Mago Morris vede la vostra realtà. Perché è nell'occhio dell'uomo che il Mago Morris vede l'uominio. E per esempio nella donna il Mago Morris vede il donninio. E nell'occhio del cane chi può anche il Mago Morris vedere il caninio. E se uno è cieco? Ma come fa? Oh, è caduto! È troppo forte sto Mago Morris. Che peccato che il capo non può sentire. E perché non può sentire? L'anestesia ancora non è passata. Che significa? Quando uno sta dormendo sente tutto. Anzi, nel sonno sei più intelligente di quando stai sveglio. E allora perché non da dorme? Tu facci ingoiasto, sì, per fatto. Ma non mi provoca? E perché? E chi è che mi avesse fa male? Il Mago Morris e ecco, mi fanno cenno dalla regia che devo lanciare la sigla. A domani. Sei mesi dopo l'intervento agli occhi ero perfettamente guarito. Era sempre un sciupa femmina di prima. Un vero maschio, insomma. Garantito. Al 100%. Quanto ha resistito? 1 minuto e 50. Troppo, Russ, dai, con un fisico esagerato! Bravo! Bravo! È stato fermo! Ah. Ma come fu, capo? Gli dimmi che sei la quarta. Significa, se ti funziona un gri, allora non c'è problema. Che è un gric? E un gric, un gri? O straccialanzo? E che? O sciupa femmina. Femmina? O capitano senza il legge. Ho capito, benissimo. Ho fatto apposta. Se ti funziona il fatto apposta, allora non c'è problema. Se invece sei Amedeo... E chi è questo? No, dico, se tu sei Amedeo... Io sono Batman, non posso essere Amedeo. Un saggio che si Batman, però Amedeo, nella Parlesia... Parlesia. La Parlesia? Sì. Un linguaggio in codice. In codice. Significa... Finocchietto. Da fissa, sì. Ho capito, insomma, se uno gli piacciono gli uomini, non gli funziona il grill. O furno, o un green, o green. Un green. Bravo. Non è detto, sai, Batman? No. Perché molti Amedei sono sundoli. Questo pure è Parlesia, diciamo. Questo è italiano, sundoli, nascosti. Subodoli. Così si dice? Così. Lo sapevo. Ci sta un sistema per scoprire se uno è Amedeo. Hanno trovato? Sì, la toccata. E che? Si butta 100 lire per terra. Il sospettato si abbassa. Mentre si abbassa appena 100 lire, tu ci metti una mano dietro. Se non in cui lui fa un balzo in avanti, cioè soffre la toccata, certo. E allora è Amedeo. Guardate, finocchietto. Finocchietto. Bruno? No, ma amore di Dio, mi fa senso. No, tocca. No, veramente, guarda. Come ti tocca? Tocca, me la fa sì, gente, come la fa sì. E va. Sa, gente, ma tocca. Senti, fermo. Guarda, non mi sposto nemmeno di un centimetro. Sicuro, fermo come il marmo. Bravo. Dai, raccoglia 100 lire tu, eh. Ma 100 lire? Ma quando ma... Raccoglia 100 lire. Ho detto no, basta. Abbassati. No, mi fa male la schiena, non mi posso abbassare.
Siamo te pure tu. Ma come te? Sei finocchietto. Mi sono finocchietto. Perché tu abbassi? Niente che voglio. Abbassa da. Facciamo la ducata, andiamo. Facciamo la ducata. Sei pronto? Sono pronto. Uno, due. Aspetta un momento. A destra o a sinistra? No, la sere. Vai, vai, vai. Vai, pronto? Va bene. Uno, due. E tre. Marmo. Mi sono mosso proprio. Non sei Amedeo, eh? Non sono Amedeo, non sono Dossati! Ciao, Irma. Ciao. Ciao, Annalisa, chi vedi? Ciao, aspetta che mi arrivi. Ma non ti ricordi mai, non ci distingui mai. Perché siete troppo gemelle, gemellissime. Vi vado a guardare da un altro punto di vista, permettete. Ok, ci sono. Simonetta, Antonietta. Bravo! Ciao Carla. Ciao Marina. Annalè, chi vuoi scordare? Che carragiona. Ci vediamo domani. Scappo perché c'ho la cena per la promessa di matrimonio. Questo che guarda l'orologio è mio padre. Si chiama Natale Carramone, detto Nat, perché ha un passato nella malavita americana. Queste qua sono le mie sorelle, Fede, Speranza e Carità. Quella seduta, sta giaciona bella, è Donna Carmela, mia madre. L'ho salvata io nascendo. Mio padre non avrebbe certo sopportato la quarta femmina. Questo che rifiuta il vino si chiama Don Antonio, il mio futuro suocero, siciliano, culla rusa. E suscettibile, insomma, ma proprio come pochi. E questa qua, questa perla nera, è la mia futura sposa. Si chiama Roberta. È cresciuta in America, ma il sangue è sempre siciliano. Mo si è arrabbiata, perché io sto in ritardo. Ma dite voi, mi potevo mai presentare alla cena per la promessa di matrimonio senza un pensierino per lei? Questa a chi lo devo dare? La mia ragazza? Sto cusarino. Perché che? Ah sì sì. È una ragazza ricchissima. Che sono cattesi? Cuscio, la convento. Ci vuole un gioiello più grande, questo è troppo piccolo, se no faccio una brutta figura. Certo. Lei quando lo vede deve rimanere senza parole, deve dire mamma mia. Allora può parlare? In che sé? E voi avete senza parole. È un modo di dire mamma mia, è uguale, capito? Se no quando lo vedi che sei tu, faccio la brutta figura. Okay. Invece come deve dire? Mamma mia. Bravo, vai, fatta qua. Capo, faccio senza la calza. Dice, io ti riconosco un gioiello. Ma se capite, me la rapino. Come deve dire? Mamma mia. Se no come dici? E che sei tu? Bravo, va. Senza la calza. No, signore, l'allergia, capo. Come deve dire? Che sei tu? Ma no. Se mamma mia. Mamma mia. Aspetta, piano piano. Dove vai da quando vedi? Che sei tu? Mamma mia. Mamma. Cancella che sei tu. Memorizzi solo, mamma mia! Mamma mia! Va. Niente da fare, non va bene. Sì. Sono punta e da casa. Sì. Mamma mia, non ce la faccio io con questa casetta stretta, mi sento asfissiata. E che calore ha sotto, non si vede niente. Ma non potevi pigliare senza disegnare a Tinte Unite. Ma io me le sono rubate al supermercato, sì. Mica potevo guardare il pacchetto. E te le compravi, no? Io mi compravo le casette. E che figura faceva? La figura femminella? Mo non litiga. E che si dice? Perché santo cane è femminella? Sono femminella io. Non mi pare proprio. Noi! Scusate, ma uno non si può comprare le calze per la sua ragazza? Ah. Sbagliate pure la misura, ma stavano in embolia. Abbiate pazienza, signori. Ci potete versare le calze vostre? C'ho i collanti. Vabbè, tu che c'hai? No, io ho i calzini, quelli bianchi, ma corti. No? Corti non vanno bene. Perciò, tieni di la calza e fatti venire l'embolia. Comunque il capo vuole sapere, avete un gioiello grosso che quando uno lo vede dice, oh, mamma mia, e noi questo è tutto, ce l'avete? Ma fatemi capire, è grande quanto? Ciao, Fede. Ma come mai hai fatto così tardi? Ciao, spera. Roberto è arrabbiatissimo, il padre non ne parliamo, muto come solo un siciliano sa essere. Papà è mortificato. I fiori fritti si sono sgonfiati e raffreddati. Carità, facetemi la carità. State zitta, ma fa male la capa. Sta nervoso. Fede. Speranza. Non si fa. Non si fa. Carità. A me. A me. Ma che dici? Scusate, signore, è stato lui, mi ha fatto confondere. Non ci sta nessuno, meglio che figure niente. Buonasera. Chiedo scusa, ho fatto un po' tardi, ma dovevo prendere un pensierino per una bellissima donna. Minchia! Uè. Scusate, ma non mi aspettavo un regalo così bello. T'ha fatto proprio un regalo bellissimo, eh? Perché piangete? Tu lo devi volere bene a mio figlio. È l'unico maschio che ho.
Questo matrimonio, caro Bruno, ha un significato molto importante. Io e Don Antonio ci siamo conosciuti in America molti anni fa e adesso abbiamo deciso di unire le nostre forze e così le nostre organizzazioni non si faranno più le fitte. I scarp. Giusto. E le altre famiglie da oggi in poi dovranno dare conto a noi. E datosi che nelle due famiglie l'unico maschio sei tu, abbiamo deciso che prenderai il posto di chef. Ugo. Capo. Giusto. Ma si ricorda niente. Sì, ma senza tante chiacchiere, in poche parole, tu te la senti di assumere questo ruolo? Certo, non è facile fare il nostro, diciamo, lavoro senza avere fastidio con la polizia. Io e tuo padre, fortuna nostra, ci siamo riusciti. Le cose da fare sono tante e tutte richiedono autorità e rispetto. Tu te la senti di farti rispettare dai nostri uomini. Insomma, tagliamo coito. Tu ce l'hai i coglioni per fare il capo. Oppure qui in arte presente mi permette una battuta. Forse si è illuso di fare il primo mascolo e invece pigliare qualche femmina. Insomma, tu, come diciamo dalle nostre parti, sei arroso. Amedeo, ricchio. Che meraviglia, tutto filava liscio. Una bella fidanzata, un futuro di capo e poi un bel paio di occhi nuovi. Nuovi, insomma, usati. Ah, boh, come nuovi però. Ero proprio felice. E invece me lo dovevo aspettare. Io, mio padre me l'ha sempre detto: Bruno, stai attento ai carabinieri, che lo so pericoloso. E ci aveva ragione. Ma vedrai che tutto quanto sia giusto, tutto va per il migliore. Grazie, grazie, arrivederci. Vi vuole ricordare a questo punto del mio programma che ricevo anche a casa, che posso leggere il sottofondo del caffè, la palma della mano, ma quello che mi interessa di più, e lo dico su qui, dammi qui, fammi un bel piano che vi faccio sentire, perché la cosa più importante per il Mago Morris è l'occhio. È l'occhio, perché è dentro l'occhio, guardando dentro l'occhio, il Mago Morris. Cioè, chiari, ombre, perché il poveretto, da che è morta la moglie, non vi è manca aprire la porta, sta depresso. Sì, tu mi vai a casa con uno che non gli fa nemmeno aprire la porta. Ma è un brav'uomo, poi è in carabiniere. Allora tu sei scemo, cioè tu mi vai a finire al gabbio a me, allora. Sì, ma... Io c'è da celle? Ah, so io, sor Cipollè. Supporto giù. Gli ho portato qualcosa da mangià. No, no, grazie, non ho appetito. Ma vicinato. Ma lei mi deve mangià. Guardi qui, gli ho portato qualcosa di leggero. Mazza, si alleggerà perché tazzi. Permette, sor Maggio. Guardi un po' che cosa gli ho portato. No, gli ho detto grazie, non ho appetito. Ma che ha capito? Mica la porchetta, no. Io volevo presentare mio nipote Ombretta. Ma se lo ci fa pure la rima. È la figlia di mia sorella, c'ha 27 anni e posso garantire la sua onestà. Sor Generale, lei mi deve credere perché io glielo giuro che io non c'entro niente. Me guardi, io non c'entro niente. Sor Generale. L'ha promossa. Gli sta simpatico. E quando gli è simpatico un uomo... Lo promuove. Avevo pure ripreso gli allenamenti e come ogni 27 del mese andavo a correre nel parco, vicino al mare. Mi dovevo tenere in forma. Quagliù, e femmina su esigenza. Ah, com'è bella la vitruca! Signor Centocelle, porto Brilla a spasso. Non c'è bisogno che venite con me. Potete rimanere qua. Sai che gli vorrei preparare, povero maggiore, ombre? Ah. No, stasera non cino, grazie. Come si chiama? Abbagliata? No. Amatriciana? No. A carbonara? No. A gricia? Ma sapete la pasta? No. Come si chiama? Il riso? Il riso con fagioli? No. Il riso con fagioli? Con le lenticchie? No. Come patate? Buono, come patate? No. Lascia perdi i primi. Il maggiore testa, leggero, gli famo solo il secondo. A coda? No. A pasta? No. E metti le patate? La mozzarella in carota? No. Signor Centocelle? Sì. Il cane. Birillo, però bestia, chi lo cucina? No, io no, eh. È rimasto incastrato. Ah, prego, sor Birì. Grazie. Io lo porto a fare pipì, da solo. Sì. Porello. Oh.
Sento qua, ti piace la bionda? Ti piace? Che le giava pazzo per me, capo? Ha visto un muscolo e è rimasto sconvolto. Scordatevi, è roba mia. Perché? La più, ti faccio male. Non sapevo, no. Batma, ti piace la bruna? Il moro mi fanno scipazzo. Dimenticala, è roba mia, la faccio male. Ma è tutta roba sua. E la rossa? Vi piace la rossa? No, no, no. Al moriti. Mi piace proprio. Peccata. Ma la voleva lasciare. Guarda che muscolatura esagerata. Bisticca al sangue, di allenamento duro. Io invece sono fascia e nieve. Pochi muscoli ma tutto niente. Ha già girato tutte le massacre. Fatemi un po' così, pensate a correre. T'ho tutto sudato. Oh, già. Sta ghiacciando la zuppa e l'altro un po' solo, che capo. Ramone, o sciupa femmina, avevo detto ciao amore a un altro uomo. E ancora pensate che non mi hanno messo gli occhi addosso. Scattare, dammi la zampa. La zampa, lo metto. Ma come, con lui sì? Scusi, sono mortificato. Birillo non l'ha mai fatto con nessuno. Si chiama Birillo? Sì, si chiama Birillo. Lo faceva solo con mia moglie. Lei è sposato? No, sono vedovo. Meno male. Come? Come sarebbe meno male? Chi ha detto meno male? Voi? No. Come no? Arrivederci. Giovanotto. Ehi, come sarebbe meno male? Papà, che è successo? Il cane mi ha dato fastidio. Io l'ammazzo, io l'ammazzo. Io li odio i cani, capa. Ma fanno schifo, portano un sacco di malattie. Se torcete un solo pelo al mio birillo, va faccia la pelle. Non mi ha toccato il birillo. Che parlesia? Andiamo a prendere la macchina. Devo scoprire dove abita quell'uomo. Mamma mia, se sta ghiacciando un sudore addosso. Appiccino un poco il riscaldamento. Batman, ma dove fossi scemo? La macchina dei capottabili, sto calore, accendiamo il riscaldamento. Non funziona. Capo, ma questo non scende più. Ma che vai di freddo? Hai qualche appuntamento? Batman, c'ha freddo, eh. Oh, capo. Ma che sono dita? Adoro i carabinieri. Ma come avete fatto a capire che era un carabiniere? Che la divisa veramente mi fa scivazzo. A chi ho deciso, capo? Pure a me. Ne parlando proprio, io li odio con la divisa. Oh, che vuoi? E c'è? Scusa. Hai vergognoso? Stavo con tutta la cappella aperta, tutte cose. Arriva qualcuno che non conosco, che ne so che sei tu. E all'improvviso uno prima chiama, no? Giuro, sta veramente male. Pure sembrava si fosse abituato alla perdita della moglie, invece. Ognuno è quei suoi. Andiamoci a prendere un bel caffè, va? Beh, meglio che esciamo, Romè. No, vabbè, meglio che esciamo, non mi fa ogni voglia, ma è una tentazione. Non me lo dai un bacio. Adesso? Sane, un lampione, sa. Adesso? Sì. Come sì? Ah, sì? Sì. E tu hai detto prima del matrimonio, non esiste, non lo vuoi? Sì. Ma tipo bacio, proprio bacio? Sì. Proprio il bacio sulla bocca? Sì. Lo vuoi? Ecco. A Rosa, ecco. E in quel momento lei non ha provato nessun piacere. Anzi, lei mi dice che quel bacio le addirittura ha procurato un certo fastidio.
E non le era mai capitato prima di incontrare quel signore sul lungomare? Ma mi racconti bene fin dall'inizio. Accomodati, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Siediti qua su questa bella sedia. Nossa, ma quanto tempo ci vuole? Il capo ha detto che dobbiamo aspettare un'ora. Bene, stai comodo. Oh, mi raccomando, rilassati e cerca di fare amicizia con questi signori. E vedrai che ti passerà la voglia di mangiare l'essere umano. Questo signore è un cannibalone cattivo, cattivo, cattivo. E ha il vizio di fare troppe merendine. Mi raccomando, non ti mangiare questi signori, perché poi si spezza l'appetito e tua mamma se la prende con me, come al solito. Tengo fame. Non lo so! Che li volete mangiare? La cosciobra? Come vieni? Ma come lo vedi? Anemico! Ho capito, è inutile che offendo, non sposta la bocca, capito? Ma io sono venuto qua, ti ho offeso, ti ho chiamato imbecille, non fascia, ti ho chiamato incompetente, invece lo sei incompetente, biondo, hai capito? Non capisci? Guarda a me quando ti parlo, io tengo una percentuale di godimento femminile pari al 110%, io mi mangio 12 femmine al giorno, e se sono straniero pure 15 perché mi piace parlare, che si rimane senza parole, non parla più, così pazza, arrivo subito. Ecco qua l'omosessuale. Ma una cosa è l'impotenza. Una cosa è l'omosessualità. Ah, beh. Io non ho mai detto che lei è impotente. Dico solo che forse non se n'era mai accorto prima. Ma dico forse, ripeto, forse. Dovrebbe ripensare meglio ai suoi gusti. Ma che schifo! Dovete essere imparziale, devi immaginare prima, a me o collega mio. A me! No, aspetta! Nella botte piccola c'è il vino buono! Allora, altezza e mezza bellezza! Vai, caga! Hai fatto tu il... Che cosa? Il... Beh, in effetti io sono alto perché tengo i tacchi, non... Mi stupini di cellulite, dove vengono colesterolo. Batman. Sentite, mi spezzate l'appetito. Chiama... Signorina! Capo, non è ora! Lucana! Non è ora! Ma che succede? No! Guai a te se parli. Ah! 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 Ho cambiato idea. Buttatemi a bere. Ci dobbiamo cambiare, capo. Perché non stai bene così? Cambi, non cambi. Contraddirmi. Non devi contraddirmi. Una donna me lo ha stregato. Sono sicura. Qualcosa è successo. Ha buttato mutande e calzini. Sopra il pavimento. No, era normale. Nel cesto dei panni sporchi. Io non ve lo volevo dire, ma visto che stiamo a questo... L'accappatoio, dopo la doccia. L'ha buttato per terra? No, le sue. L'ho pisa al gancio. Con le mani sue? Sì. Con mana femmina. Non dicite niente a mamma, le viene una cosa. A mamma e a papà? A chi lo curi, gli viene un infarto. Certo, sicuro. Quello già la testa. È innamorato. Io lo riconosco come un innamorato. Adesso, signori e signore, ho il piacere di presentarvi Vanessa. Eccomi qua!
Buonasera a tutti, signore, signori e signorine come me. Eh sì, perché fino adesso a me nessuno mi ha meritata, ma stasera forse vi faccio un bel regalo, mi medesima. Basta, basta. Porta questi fiori di là che puzzano. Basta con sta roba, mi state perforando lo stomaco. Come la porto lo stomaco? Pensa al mio problema piuttosto. Sì. Voglio sia ben chiaro che se io ve ne ho parlato del mio problema è perché mi fido di voi, non mi tradite, guai a voi se mi tradite. Volimmo bene. D'altra parte io con qualcuno ne dovevo parlare, sto scendo pazza. No, ma è solo un episodio. Speriamo, passiamoci. Voi fra un mese vi dovete sposare. Come faccio? Il padre eterno mi sta mettendo alla prova. Sta dicendo basta, Bruno, troppe femmine. Troppe femmine fanno male, capo. Guardate a me come sono belli in salute. Ma te mai visto con una femmina? Che c'entra, tu non ci vai per altri motivi. E quali sono questi motivi? Vuoi ricercare sul ricchione pure io? Come pure tu? Ma lo pulisci con capo di chi? Mi sta dicendo che ne hai visto, tu dici pure tu. Ma c'è un fa fessa? No! Capo, sono ricchione solo io! Scusate, che... ma allora secondo voi io so? Veramente. Ma quando mai capo? Capo, nessuno mai si deve permettere di chiamarvi ricchione. Oh. Finocchietto. Avete chiamato? Chi è che? Che ci fanno questi tre porcellini soli soli? Mi serve compagnia. No, Zeverino, vattene. No. Che hai fatto tu con sto naso? Ma che ti è arrivato? La man faccia, ti è arrivato. Giovanotta. Ma che ci vengono a sciare qua in coppa? Mami, guarda sta naso, come è peloso. E tu mi pungi, e a rosso pungere, io sono una pizza e delicata. Mamma mia, guarda chi sta combinato stamattina, oh. L'hai fatta a barba. Lascio sta fatta male. La luce lì, bigliarda, boccetta, a rolle misa, stecca. Poi, te la vai o no? Sì. Scusate. Per lui. No, e io per lui, ma già fu spogliarello, no, son merda. E quella è una pietra preziosa. E scusami, attaccato. Panni, diamanduccio mio. La pazia. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi piace la pazia. Non capite niente, capo. Ma tu non sei come allora. Così più femmine me. Te lo leggo negli occhi, carina. Tu stai proprio in calore. Non ti spaventa. Oh, che fa? Meno male che non tenga la gonna. Ma rimani da. Ma sei femminella tu. Madonna santa! I miei fedeli angeli custodi, Batman e Sandokan, diedero fondo a tutto il patrimonio di conoscenze in loro possesso per capire che cosa avesse mai sconvolto il mio antico equilibrio erotico-sessuale. Pazienza, il sesso si fa in due. Appunto. Che significa appunto? Capo. Morituro di salute. Andiamo, Fanini, ci riprovate domani. Ma come ti permetti? Questo morituro. Scostumata! Questo morituro qua, se mangia 12 femmine al giorno. Si sono straniere, pure 15. Bravo. Ci piaceva parlare. Esatto, cosa da. Io non ho problemi, è vero che non ho problemi. Che problema di? Sto benissimo. Bene. Sto benissimo. State benissimo. E ditemelo. State benissimo. Ma voi vincetemi. Benissimo. E allora perché mi sei andato così? Ma non va così, calma, mi passa. Una è possibile che uno diventa media a 40 anni? Non minimo ce ne vanno 45. Ma voglio accendere, Capo. Io non mi voglio sposare. No, voi fra un mese vi dovete sposare, se sposi chiù. Il tempo guarisce le cose, non vi preoccupate. Tutto sa giusto, Senita Samuele. Non sa giusto, secondo me non sa giusto. Non sa giusto, Batman dice che non sa giusto. Quello sai che cos'è? Questo è come se fosse tutto un incubo. Un incubo, Io poi mi sveglio e tutto finisce, Secondo me non finisce.
Batman dice che non finisce. Questo è lo stress del matrimonio. Sto stressato, perciò mi sono bloccato. Lo stress? Come? Ma passo, il matrimonio mi sblocca. Io penso che non si sblocca, ma non so. Batman dice che non mi sblocca. Questa è una reazione alla cattiveria. Troppo cattivo, sono state troppe donne, eh? Perciò non mi piacevano più. Adesso passa questa cosa e mi torna la voglia di andare con le donne. Hai capito? La castigate, capito? Per me non ci torno. Batman dice che non mi torno. Batman, ma fai una cortesia? Sì. Che non te ne vai a fanculo. Bravo! E uno pure dice una parola di conforto. Questo che è una possibilità o no? Noi facciamo tanto per tirarlo su e tu lo tiri giù. Ma allora l'ha già fa fessa. Che significa? Capo, tutto è passato, capo. Passato. Capisci che fai fessa così, scema? Per me non è tipo vostro. Allora, ma non ce la faccio, voi non riuscite a capire, è più forte di me. Capito? Quello è proprio come una malattia, capito? Certo, fa un po' compressione, eh. Mamma lo carma, non me om. Che schifo. Oh, ma come per me? Come io lo capo non sto buono, dice che schifo. Ma perché non sto buono? Io mi sento buono, non mi sento malato. Quindi sta così bello colorito, eh. Se colorito, batta ma. Capo, comunque non puoi preoccupare. Perché io vi starò sempre vicino. Grazie. Io vi voglio bene lo stesso. Eppure, capo, voglio stare sempre vicino vicino. Anzi, se vi può essere di aiuto, non lo so, capo, faccio finta di essere a metà pure io. Grazie. Bravo. Cade scalato, un monte bianco, una rampa di scala abbiamo fatto. E i gradini soltanto, capo. Capo, siete allenati, no? Allenato. Ecco qua, i cipolletta. È maggiore. Io primo genite. Io primo dei tre frate. Guarda, sì, è maggiore di grado. Quanti più gradi c'hai? Più febbre tiene. Se la una broncopolmonia. Maggiore che pericoloso assai. Però non pochino ingegnante. State calmi, non vi spaventate. Dobbiamo entrare. Bussiamo, bussiamo alla porta. Tanto fa, Marta, ma non sputare tutta questa sigaro che tossisce e sputo con mia madre. Fumata, fumata, fumata. Dobbiamo sentire se c'è qualcuno. Attenzione, C'è qualcuno? Chi c'è? Senti, un sibilo fruscio. Ovvero? Qui. Sì, 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 capo. Senta qui, ha ragione Batman. Oh, sì, sì, un cane, un cane. Dobbiamo sentire se c'è qualcuno al di là della porta. Che come mamma? Dobbiamo aprire la porta. Apri, apri. E che sono, madronica? L'hanno scassinato. Ci vuole martello, come la scassa? Scassinare, non scassare, dai scassassa a capo. Con l'astuzia. Non ci portate. Che cosa? L'astuzia. Quando è scemo, quando è scema. Siamo una banda di ladri, non sapete aprire una porta. E chi l'è scemo? La devo aprire io. Io torniamo domani con calma. Che cosa? Io devo capire adesso. Lo capo da capire. Per capire da capire, capite? Non capiamo che capire. Capite, 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 capite. Non capiamo, capite. Chi c'è sta? La pizza, mi viene la strizza. Se me la mangio, io non me ragno. Forza, figa. Figa. La pizza, mi viene la strizza. Se me la mangio, io non me ragno. Io entro. Lo capo. Capo, no. Ah! Oi, tata, ma che c'entri tu, eh? Ok, capito, fa tutto lo vuoi fare. Chi hai? Fammi conto, io prego. Perché l'hai fatto? Tu me l'hai detto. E non lo dovevi fare. E perché? E perché ti faccio male? E fammi faccio male. E fammi male. Ti faccio male, lo faccio. Caffè, lo provoca. Non ci sbaglio io. Non lo faccio, eh. Sbaglio, faccio. Non lo faccio, non lo provoca a me. Tieni, lo mangia pure te, va. Bello, te. Spegne la luce, bolletta riduce. Oh, chi siete? Un c'è una che volete? Lasciatemi perdere che se mi toccate faccio venire il bracciolo a Napoli per scrumare tutti quanti. E non dite che non ve l'ho detto perché io ve lo so dire. Allora uno potrebbe dire, quella ragazza non mi ha detto, invece mi pare che io lo so. Perciò andate via, faccio finta come se non vi ho visto, andate via. Non vogliamo rubare, non siamo ladri. Sì, noi siamo delle persone per bene. Insomma, noi siamo intimi amici del padrone di casa. Vabbè, non esageriamo, Maggiore... Maggiore? Dite voi, dite. Cipolletta! Bravo! Fortunato! Fortunatissimo! Scusa, come hai detto? Ridilo! Posso dire? Ridilo! Fortunatissimo! Oddio, troppo forte, Gagliardo! Ma chi sono sti signori? Sono due amici del maggiore questi, se siamo appena conosciuti già se siamo tagliati la risata. E invitiamoli dentro, io prendo qualcosa da bere. No, dobbiamo scappare. No, non ce ne possiamo andare. E come facciamo? Dobbiamo aspettare il maggiore, no? Dove puoi essere in aranciata? Un ghinotto? Un succo d'ananas? Un succo di pera? Un succo di mela? Un succo d'uva? Scusate, ma tenete il chiosco?
a Batman, facciamo un brindisi alla guarigione del capo. Sufficiente. Commissario capo che ha tenuto un poco di febbre. Vuole passare. Ma qual è la febbre? Dillo proprio a Amedeo. Animale. Amedeo. Ah, sì. In questo caso ha usato la parlatoria. Ma la parlatoria, parlesia. Tu di questi mi gradisci? Ma guarda me, c'hai le mani d'oro. Ma io cucino, ma è bello, sai? No? Grazie. Perché non diamo per un ristorante? Potrebbe essere un'idea, però, E lei si rimagna, tu faccio l'uccelletto. Non vi offendete, ma non mi piace neanche la selvaggina. Che chiasso. Mettiamo un po' di karaoke, eh? Cosa metto karaoke? Ma si danza, Batman, si danza! Si sente bene? No. Stanno a fare troppo casino. Ma quelli sono giovani, mi deve perdonare. Vuole mangiare qualcosa? Posso dire una parola? Ma certo. Un bicchiere d'acqua. Ma si figuri me. Grazie. Oh, è stato zitto un po'? E che è? Ciao, ragazzi, dico che la nonna è battuta. Che succede? Ma visto che ci sono, ci conosciamo? Abbastanza. Giacca e pistola. Grazie. Una spremuta d'arancio? Acqua. Del limone? Acqua. De pombermo? Acqua. De mandarino? Acqua. E come gliela faccio sta spremuta? Sono finiti gli agrumi. Va bene l'acqua, grazie. Signor Cenedo Celeme, mi è successa una cosa incredibile. Ce ne andiamo, non mi sento tanto bene. Mia moglie è tornata a trovarmi. Ma com'è possibile? Sono maggiore. Solo. Io sono una persona razionale. Non mi è mai capitata una cosa del genere. Ma non poteva essere un'allucinazione. Era tutto così reale. E che so farti le storie di paura? Racconta, maggiore. Sì, era davanti a me, di spalle. Non ha fatto in tempo a voltarsi e sono svenuto. Meno male. No, dico, meno male che non vi siete fatto niente, no? Il Mangalea. Pronto? Sandoka. Ui, capo! E la moglie la chiama sempre capo. Sì, sì. Sì, cara? E chi aveva la macchina? Scendiamo. Aveva la parrucca. Si è voltata e mi ha sorriso. Ma non era proprio un sorriso, era come un'ombra sul viso, un... Ma che c'hai al pizzetto, sono maggio? Ma che pizzetto? E poi la casa. Straordinario, tutto in ordine. Ma è stato lei, signor Centocelle? No, non sono stato. Che ci ha pensato te, ombre? Ma di che avevo, no. È stata lei. Noi andremo via. Colleghi? Abbastanza. Di servizio? Saltuaria niente. Caserma? Qualche volta. Sì, ma solo per qualche sciocchezza, qualche ruota di scorta, qualche asterica. Ci vediamo in caserma, commissario. Tu sei sicuro, chiedo scusa. E che sopportico! Devono essere della narcotici. A me mi hanno detto che sono due fuori grotta. Sandoka, Batman, è ora. Tagliamo. Pensateci bene, capo. Non ti preoccupare. Ci penso io. E se lo fai male? Buongiorno. E i capelli, che fine hanno fatto? Oh, sta sempre caro, Betta, mangia sempre con noi, mi fa piacere. Li ho tagliati, me l'ha tagliati Samuele. Quella zazzera non mi piaceva più, era cafona. Cafona? Che vuole dire cafona? Come vuole dire? Papà, non lo sai, cafona, chicci.
Era senza gusto, non era elegante. Gusto, elegante, ma come parli? Come sei curioso, ma ti senti bene? Sei diverso? Giusto. Vabbè, ma diverso nel senso buono, no? Diverso che magari fosse diventato. Ah, tutto non so se mi sono spiegato. Ma... Buon appetito. Oh, certo, no. Cioè, l'abito non fa un monaco, ma neanche un monaco può fare l'abito. Bisogna guardare bene all'interno dell'occhio con lo sguardo che va in profondità. Lei mi deve scusare, ma mi è successa una cosa incredibile. Sì, devo capire. Solo 5 minuti, poi torno domani. Come no? Lei mi deve dire solo se sto impazzendo. Va bene, adesso si calmi, stia tranquillo. Mi scusi, forse lei deve pranzare. Pure io. Lasciate che sbrighi il paziente che ho di là e poi sono da voi. Grazie. Ma che avete? Tengo fame. Ho capito. È bravo il professore, lo conosce. Tengo fame. E ho capito, un poco di pazienza. Ma io tengo proprio fame. Tu mi hai fatto venire voglia. Ah, mi scusi perché ho parlato di pranzare. Gli ho stimolato l'appetito. Io non te posso guardare. Ha parlato Rodolfo Valentino. Sei fatto proprio bene. Cosa? Bella coscia che tiene. E pure lo pietto è bello. Ma che mi pigliate pure un pullastro? Un pullastro, che schifo. Tu sei più bello, un pullastro. No, sentite, lasciatemi in pace, oggi non è giornata. Vorrei, ma non posso. Ti desidero. Ma come sta succedendo? Io veramente sto impazzendo. Che belle carne. E non puzzi nemmeno. Proprio carne fresca. Andiamo, fatta mangiare, fatta mangiare. Cosa? Non ci sta più niente da mangiare, eh? Si capisce. Vado a fare il caffè. Brava. No, faccio io, grazie. Ma che gli sta succedendo? Faccio anch'io. Dico sparecchio pure io, ma sono d'accordo proprio. Sono cose che hanno fatto i femmina. Giusto. Con permesso, signor. Ma che è successo? Cannibale. Investibile. Allora ci aiuto dal dottore, Sir Cipolli. Ma che è successo? Dottore, delinquente. Cane feroce, senza cartello. Io lo mando in galera, In galera. No, sa che ci vuole qua, Sor Maggio? Una bella bistecca. Al sangue. Porello, se non c'è sta la mini ombretta. Scusami, Nat, per l'ora così tardi, ma dobbiamo parlare assolutamente con tuo figlio. Ma perché? Che cosa è successo? Assettiti. Oh, dimmi... Tutto? Giusto. Piano piano. Cagaimo. Caro Bruno, fai schifo. Fai schifo. Non ti metti scuro, non hai vergogna, no? Ah, no. Perché sei un omosessuale, devi avere vergogna. Come sarebbe non sei omosessuale? Ah, perché non ti piacciono tanti uomini, ma solo uno... E che vuol dire? Basta un uomo per essere omosessuale, come se stesse una regola. Dopo il terzo uomo diventa omosessuale. Ero proprio sconvolto. Ormai parlavo da solo. Ma non ero il solo che parlava da solo. Nina. Sei tornata, amore. Mi ami ancora. E chi è il picone tuo? In piedi a quest'ora. Donato, che ci farà a Napoli?
Io e Don Antonio ti dobbiamo parlare. Abbiamo preferito essere io e tuo padre sole. E mamma delle sorelle, non l'abbiamo voluto citare per stare a parlare un pochino più quiet. Tranquilli. Giusto. Mia figlia mi ha detto tutto dei suoi sospetti sul tuo conto. Sono venuto a Napoli per mettere le cose a posto definitivamente. Del resto io devo badare alla felicità di mia figlia. Se tu non la rendi felice, neanche io sono felice. Allora io non ti faccio tante domande. Te ne faccio una sola. È un vizio. Non direi. Io preferisco un genero che ci piacciono i femmine. A me mi sono sempre piaciute. Io non lo so che cosa mi è successo. Non dire niente. Mia figlia ha scoperto e mi ha telefonato. E come l'ha scoperto? Come l'ha scoperto? Dice che nell'ultimo periodo, diciamo, tu non sei più, come dire, caldo. Sei un ghiacciolo. Lei, giustamente, poverina, si è domandato, ma sarà diventata rosa all'improvviso? Allora ha cercato. E ha trovato le prove, purtroppo. E tu non puoi annegare. Negare, papà? Giusto. Quali prove? Questa non è roba che si lascia in giro, lei. Gli orecchini? Ma non li ho mai messi. Non mi ammazzerete mica per questo? Addirittura. E il figlio di Don Cesare? Ah, povero Don Cesare. Le tentò tutte per salvare il figlio. Ma quello era Fenocchio. Perso. Con le buone e con le cattive tentarono tutto per fargli passare la malattia. Chiesero anche il miracolo a Santa Rosalia. Niente. Dovettero abbatterlo. Dimmi la verità. Pure tu c'hai una malattia. Non puoi smettere. Io vorrei, ma non ce la faccio. È proprio una cosa irresistibile. Il bacco. Eppure non mi sembra neanche un granché la persona che ti fa girare la testa. Ma perché? Sapete pure chi è la persona? Certo. Abbiamo la foto. Ma non gli vorrete mica fare del male? Assolutamente. Non è il caso. Mi sembra una bella donna. Una bella? Donna. Giusto. Qui, è carnai. Qui, non lo dice a mamma. Mamma e le ricce, ma sono sempre liked. Piaciute. Giusto. Buonanotte. 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 Ah, Bruno, dopo il matrimonio ti dovrai dedicare un poco all'organizzazione, sai. Gli amici ti vogliono nobile. Conoscere. Giusto. Buonanotte. 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 Fatti spaventare, stavo sopra il pensiero, stavo guardando. Il panorama è bellissimo qua. Sta un po' di foschia, ma. Sei sì. Contento di sposarmi qua? Perché c'era un altro posto, no? Bellissimo. Sei contento di sposarmi? Scusa, mamma, rugaro bene, interrogatore, non è. Sei contento di questo? Sono contento. Lo stai facendo veramente. Siamo soli. Signori, se volete venire da questa parte, voglio mostrarvi il menù. Andiamo? Non fate stronzate, tenente. Non facite stronzate, tenente. Sono maggiore, che volete? Non ti ricordi di me? No. Di lui? No. E di lui? Di me? No. 7 anni mi hai fatto prendere. 7 anni a lui e 7 anni a me. E sono 14. Ma fai un spiritoso. Non faccio l'avvocato. Ma mo la fornisci fu spiritoso, però, perché noi siamo venuti a capo da uccidere. Per ucciderti. Usate queste pistole. Quale pistola? Le pistole. No, zitto! Zitto! Ma state calmo, non fate sciocco. Ti stai cagando sotto, Ti stai cagando sotto, Ma dormi sul letto, dormiamo sulle braccia. Tu, vero, papà, di rumore per terra, sporco, hai visto?
L'ha chiamato sporco, eh? Un cazzotto che ti ripare. Mi sa essere proprio scamazzato perché non ha fatto su zuzzu. Ma che ho fatto? Zuzzu. Siamo portati in galera per colpa tua. Ma così capisci che vuoi ricere. Ma così capisci che si può ricere. Brava. Mirillo è vivo, era solamente addormentato. Ma non abbiamo niente contro gli animali noi, niente. E volevate uccidere a me, è vero? No, no, brigadier, noi vi volevamo solamente spaventare. Solo spaventare? Giovanotto, io lo capisco il napoletano, non c'è bisogno della traduzione. Scusi. Comunque siete capitati malissimo, perché ci vuole ben altro per spaventare il maggiore Cipolletta. Bravo. Grazie. Chi chiama? In centrale. Ma chi c'è? Pronto? Sono il maggiore Cipolletta. Mandate subito una macchina a casa mia. Sì, due cretini. Figurati. O cretino. No, no, non mi hanno fatto niente. Sì. Poi ti spiego, graziolino, sì. Ciao, caro, ciao. Ciao. E adesso veniamo a noi. Chi sei? Che importanza ha? Perché sei entrato in casa mia? Io ti amo. Che facciamo, i comici? Ma che facciamo, i comici? No, dico a voi. Silenzio. Ehi, io vorrei gli schiaffi. Ve li do io gli schiaffi, silenzio. Scusami, io non lo so che cosa mi è successo. Da quando t'ho visto ho perso la testa. Non mi era mai successo. Non sei nemmeno granché, voglio dire, insomma, a vederti. Vabbè. Io sono proprio asciutto pazzo. Amore a prima vista. Uè, proprio a prima vista. Me ne sono capitate di cose strane, ma questa poi... Fortunato. Preferirei maggiore. Maggiore. E magari diamoci pure del lei. Maggiore. Che c'è? Non pensavo che lei fosse... Tutto zitto. Che lei fosse? Insomma, dai, si capisce, dai. Ma stai zitto. Tu te fai 3 anni in più. Vedrai se esci di galera questa volta. Brigadier, io non ho detto niente. Io non tengo niente contro l'uomo sessuale. E tu te ne fai 10 anni in più. Perché? Innanzitutto perché sono il maggiore Cipolletta, non brigadiere, eh? E poi perché si dice omosessuale. Uomo sessuale. No, non è questo il problema. No, ma è questo il problema. Ti sei permesso di insinuare che io sono un omosessuale? No, io? Capo! Chi è? Capo. Eccolo qua. Ti ho pregato, non mi devi più chiamare capo, va bene? E come già chiamo? Capo, possiamo entrare? E siete entrati ormai. Un momento. Ma ci conosciamo? Non so, se vi fa piacere. Ci siamo visti? Ci siamo visti... Una volta. Troppo poco? Ci volete rivedere? Sono due idioti. Che volete? Capo, io non ci volevo venire qua. È stata Sandokan. Capo, io mi sono preoccupato. Voi avete detto una carezza e scena. Non vi abbiamo visto più. Un momento, ma voi di che carezza state parlando? No. Il cane, Batman. Il cane. Ma pure loro sono al corrente... Colonne. Maggiore. Ah, ma fa vicino. Abbiamo una brutta fissazione per voi. Ha perso proprio la testa. Sì. E noi non sappiamo più cosa fare per nasconderlo in giro. Ma ci riuscite benissimo. Qua dentro quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo sappiamo tutti quanti. Uè. Continuate così, tra una settimana lo saprà tutta la città. Sono maggiore. Ma che è successo, sono maggiore? Ho sentito dei rumori, alla porta aperta. Va tutto bene. Basta! Io stavo dormendo quando sono arrivati questi due imbecilli che mi volevano uccidere. Poi è arrivato quest'altro tizio che dice che mi ama. Poi sono arrivati i suoi amici che erano al corrente di questa situazione. Adesso siete arrivati voi e siamo 8. 8 persone al corrente di questo incubo. Iadvin, lasciatemi in pace. Signor Maggiore, ha permesso? E mi ero dimenticato i colleghi. Un maresciallo si è messo a fare amore. Maresciallo, non vi scordate, mi invito a un matrimonio. Puzza, mandatemi confetti. I confetti? Arance e sigarette, questo vi mando. Voi due non uscite più. Basta, non voglio sentire parlare mai più di Fortunato Cipolletta. È vivo capo! È diventato la tua tomba! È finita la pacchia, Cipolletta! Uè, Gio! Fortunato! Il pedinamento ha avuto un esito positivo. Ah, beh. L'incontro con la delegazione ispano-napoletana è fissato per le 12 sotto casa tua. Sì, benissimo. Le vittime verranno trasportate tramite auto personale. Scusami, sto in un brutto momento. Sì, non mettere mano in faccia. Di quale missione stai parlando? Ma quale missione? L'incontro galante, le due ragazze, la napoletana e la spagnola. No, ristorantino, la sciarrera, pesce afrodisiaco, No. Sì, ma io lo faccio per te, ecco. Come si dice, chiodo, scaccia, chiodo. Bravo, lo vedi cos'è, a proposito, ho detto. La
spagnola che tu scrivi poesie, eh? E che scrivi poesie? Capo, ma dico, ma com'è possibile? Da ieri che non lo vedete già state così. Come farete dopo il matrimonio? Ti ho detto che non mi devi parlare del matrimonio, mi dà fastidio, va bene? Si deve sposare domani. Guarda che bel piatto ci ha mandato l'ingegnere Farraci. Sei contenta? Ti piace? Ma pensi sempre a questo, Robè? Solo ai regali. Solo questo ti interessa della vita. I regali, i fiori, il banchetto, il ricevimento, le chiacchiere. Ma non ti scuccio, ma non ti rendi conto che è una vita inutile? Ma che futuro ci aspetta? Io mi sparo, Robè, io mi sparo. Tu no, sei felice così, complimenti, è felice, eh? Brava, è felice, complimenti. Brava, brava, brava. Tu hai sbattuto di mano. Bruno, ti devo parlare. Come si chiama? Chi? L'altra. Ma quale altra? Mamma, avete capito? Con il suo giro non c'è nessun altro, non è questo il problema. Oh, e allora dimmi qual è il problema? Non posso, non ve lo posso dire. Ma chi ti può capire come una mamma? Chi ti può volere bene come me? Mamma, se parla poi soffrite. No, no, mamma, una mamma è abituata a tutto. Io sono forte, parla mamma. Io sono forte, guarda. Parla. Io parlo? Sì. Fede, ma che stai facendo? Niente. Carità, carità. Carità, che c'è? Giudica mamma e papà, eh? Kerry, lo sguardo di Satana. Mamma! Uno figlio gay! Ma quale gay? E chi ti dice a tuo padre? Nessuno. Con un carabinieri! No, ma state facendo? Mi sposo, mi giuro che mi sposo. No, 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 niente, che sono felice. Che mio figlio si sposa. Quello stava facendo con i carabinieri. Ma com'è possibile? Ma come dico io, gliel'ha andata a dire a vostra madre? L'ha voluto, sapeva forza. Sapeva forza. Ehi. Intanto ci stai venendo una cosa, poveretto. Non è colpa mia. Per forza, scusa. Mettiti nei panni suoi. Una povera donna che all'improvviso scopre che sua figlia è diventato... Tu. È diventato? Parli, è diventato? Non mi ricordo più quello che dovevo dire, capo. Gay? Non l'ho detto. Io non sono gay. Lo so. A me non è che mi piacciono tutti gli uomini, va bene? A me mi piace solo lui. Che è tutta un'altra cosa. Dice. Esattamente. Bravo. Anzi, portatemi a casa sua. La voglio vedere per l'ultima volta. Mamma rucarma, la batte male. No, capo, non mi impressionate. Saranno solo due amiche così, ma in senso buono. Seguiamoli. Che volete fare? Non facete sciocchezze. Quello è un carabiniere, eh? Passiamo un guaio. Capo, ripagatela della stessa moneta. Mettiteci il corno pure voi. Ecco, chi c'è mette il corno? Con Sored. Sored, ma non ne capite niente. Perché? Ci vuole un uomo. Allora con te. Cammina. Non mettere niente in mezzo. Scherzate, capo. Con me. La gelosia è o pappa c'è l'amore. La gelosia è il tarlo dell'amore. Aveva ragione, non. Scusami un attimo, cara, adesso Fortunato ci fa ascoltare una bella poesia che ha scritto. Oh, dai, ma che poesie, ci... ma no, sarà sull'amore, sei sull'amore. I signori hanno prenotato? Amore, ah, ma sua domanda fa con un livello appassionato. Di nata, quindi per i bravi. Brava, brava. Sì, per i bravi. Sì, ma non mi dire sempre brava, fammi parlare, sennò qua non arriviamo mai al punto. Fortunato, sì, io quello lo conosco. I signori mangiano fuori? Perché io no, che sono diversi. Ui. Ui. Oh, capo, è diversi, non so amere. Conosci la parlatore? No. Ma sì che lo conosciamo, non è quello che fa parte di quella famiglia... Se vede che si siete poliziotti. Siete poliziotti. Shh, silenzio, che poliziotti? Carabinieri. Carabiniero. Carabiniero. Io ho ancora fame, cosa prendiamo per fare? Ma che ne va, dunque, sapete che cosa ci prendiamo? Un pare schiaffo. Un pare schiaffo. No, voglio dire, un paio di schiaffoni alla sorrentina. Ma sono tu io a te gli schiaffoni. Ve li porta lui a voi gli schiaffoni. Facci riente. Facci riente, come li volete, al dente o scotto? Ci faccio il sangue. Quello è il sangue. Al limite alla braccia. Al sangue, ma non mi metti scuola. Io insomma, due creature. Dove stanno i bambini? Ma mi fai adusto. Stavo andando sopra. Beh, me ne devo andare in bagno. Credo che non mi senti bene. Forse è meglio che me ne vado in bagno. Sì, guarda, è meglio, vai. Con permesso. Vai, vai. Ma perché fa così? No. Che gli prende? Sai, da quando ha perso la moglie, purtroppo. Oh, poverino. Io sono contrario al matrimonio. Conosci l'esperimento della 100 lire? Se tu tieni 100 lire, ti faccio tu qua. Ma no, perché...
Capo, già hai da mangiare? Ce l'hai 100 lire? Oh, questo qua è l'altro. Altro? Amedeo. Gli Amedeo sono sempre due. Primo e secondo. Contorno. Fammi 100 lire, no? Sono schifoso. Fermati. Pertinente scostumato, che figura mi ha fatto. Ma tu, qui, vieni. Qui, qui. Chi è? Ehi, come ci sono fortunato. E capo? Sei entrato nel bagno delle signore. Perché tu? Per seguirti, no? La devi smettere, hai capito? Mi hai fatto fare una figuraccia con quelle ragazze. Ti chiedo scusa, pure la patata sta figura con le due grandame di corte. Che li due soccole. Queste sono due soccole. Mandami a te scuola, che li due fruate. Ma vai via, vai a te scuola. E mia moglie, sentite che vocione che c'ha. Con chi stai parlando? C'è una signora. Ma da zoccola. E beh, e come si permette? Io sono una femmina onesta. Tu mi chiedo scusa, signore, non vi conosco. Se, comunque io non ti permetto di parlarmi con questo tono, chiaro? Ma zitta, credevo che le altre donne non ti interessassero, invece. E invece mi interessano. Lo dice in faccia. E che è certo, io non devo dare certo conto a te, chiaro? Ah già, non devo dare conto a te. Sì che devi dare conto a lei, hai capito? Ma lei è tua moglie. Sì. Ma com'è, chi sono? Lo so, perché all'inizio è tutto bello, tutto innamoramento. Quando ti fossi fatto il capo marola, lavo, cucio, stira, tanto è bello, tanto. La mogliettina, mo si è fatta vecchia e non serve più. Ma vabbè, chi sono giovane? Ah, scusate. Lo sa, signore, che questo svergognato, questo depravato è un carabiniere. Sì. Ma giorno dei carabinieri, si chiama Cipolletta. Fortunato. Sfortunatissimo di avervi conosciuto. No, fortunato è il nome, signora. A me come ne porto che non mi posto. Oh, nomi, carabinieri. E come conosco i carabinieri? Ah, frequenta l'arma, sì. Militare, mio marito, fu vigile urbana. E vuole mettere un maggiore dei carabinieri che vigile urbana, vabbè. State a sentire, se avete bisogno della mia testimonianza, non facite complimenti. Grazie, signor. Visto. Signora, se avete bisogno di aiuto, chiamatemi! Non la faccio passare liscia, non la faccio passare liscia, ricordate sta faccia. Potete farci vedere. Potete farci vedere. Ma era un uomo. Allora, segnato il mio numero. Che dice umbro? Ma quello è umbro, Pilare, napoletano. Non ti denaro che numero, numero telefonin cellulare. Non hai capito. Ti devi abbassare quando butto la 100 lire per terra, hai capito, Francesi? Stai facendo. Sandoka! Cammi! Olè, olè, capo, olè! Andiamo, che tal? Tu faccio vedere la prossima ora. Ma le 100 lire? La prossima ora! Ma non finisce qua, Giova, dammi una penna. Sì. Ah, gì. Che macchina è? È una... macchina? Verde. Verde. Giova, tu l'hai fatto concorso, è vero? Eh. Ah, boh, mamma, ma ogni... dicelo tu, papà. Sì, vabbè, è meglio che me ne vado. Aspetta. Ma perché piangi? Non lo posso guardare. Tu ti devi rassegnare. Tutte le figlie se ne vanno. Tutte le figlie si devono fare una family. Family. La famiglia, la famiglia, papà. Giusto. E vedrai che purissa avrà tanti bei figli maschi. Oh, come è? Sì. Sale, non mi può star così. Lei c'ha bisogno di qualcuno che gli faccia la spesa, gli prepari qualcosa da mangiare. Se mi permette... quel per giovane che stava qua l'altra sera quando avete trovato i ladri, quello mi pareva Caruccio. Si gli vuole bene. Ma perché mi faccia affari mia? Calmatevi, posate le armi. Quando arrivi il carabiniere, mandatelo da me. A lui ci penso io. Me? Oh, ma... questo sì che è sangue freddo. E quello se ne intende di carabinieri. Sta arrivando, sta arrivando. Mamma mia, mamma mia. Oh, mamma mia.
Forse sono arrivato in un brutto momento. No, 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 che è commossa perché si sposa lo figlio. L'ha afferrata brutto, non si fa capace. Ho capito. Abita qui Bruno Carramone. È successo qualcosa, commissario? Ma com'è possibile? Tengo la divisa da carabiniere. Come posso essere commissario? Giusto. Comunque no. Non è successo niente. Azzo, niente. Devo parlare con lui. Va bene. Venite, brigadiere. Maggiore. Maggiore Cipolletta. Giusto. Fortunato. Fortunatissimo. No, Fortunato è il nome. Ah, non avevo capito. Venite, va con me. Povero figlio mio. Povero figlio. Papà mio, papà mio. È venuto di secca, eh? Zitti! Stanno dentro lo studio. Ciao. Io sono una persona seria. Ah, sì? Certo. Non mi è mai capitata una cosa simile. Veramente? Io ero e sono ancora innamorato di mia moglie. Bravo. Non lo so che cosa sai tu che... C'è. Quanto zucchero? Oh, Insomma, mi imbarazza un po' dirlo, ma... A me mi sono mancati due occhi. Fortunato. No. No, per l'amor di Dio, no. Se deve essere un fatto platonico. Inacca. Mi fai male. Ammorzi. Dai, già, vediamo. Ammorzi. Non mi puoi tracciare. Oh! Ma il ciomeciò tu aveva un coraggio. Taleone. Non aveva un'ora, non faccio niente, vieni qua! Scusa, signorina. Lasciami! Non aveva un'ora, non fa resistere, non fa resistere. Ma fai male? Perché fai resistere? Qua resiste. Questa... è l'ultima volta che ci siamo visti. Me lo devi promettere. Io sono un carabiniere, non posso proprio... Non preoccupare. Tanto domani mi sposo. Sei felice? Cambierebbe qualcosa? Siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà e senza nessuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione? Siete disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vorrà donarvi? Sì. E a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso.
Bruno, vuoi prendere Roberta come tua sposa, promettendo di esserle fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita? Nessuno è perfetto. Un bacetto. Para brutto. Non ti buttate! Aiuto, siamo morti! Siamo morti! Si calmi, signor Garramone. Tutto a posto, stava solo sognando. Fortunato? Fortunato. Il cavallo, ci siamo buttati a mare. Ma mi avete operato agli occhi? Certo, il trapianto delle corne. Riuscitissimo. E di chi erano questi occhi? Il donatore è sempre anonimo. E se erano di una donna? E allora? E posso diventare donna pure io? Ma
E la figlia del riconosce sopra di mascole. Per presumire. Un capo mio. Tu sei troppo sciupa femmina. Povera Roberta che ti deve sposare. Basta, basta. Ma guardate qua, sapete fare così. Che mo sei operato, scegli. No, 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 lasciamola, lettimelo, lettimelo. Come volete, bianco o russo? Che cosa? Come allora, come volete? Solo. Solo. Giusto. Capo. Ora ti lascio riposare, ma rimane, te voglio cavere, cavere. Domani ti voglio caldo, caldo. Ho capisse? You understand? Ecco, mo si spiega. Era solo un incubo, un brutto sogno. Sono sempre io, Bruno Carramone, sì, sua femmina. Sì. Maschio garantito, al 100%. Oggi ho scritto e che è un po' fanno la chiosa di quello del pensiero del Mago Morri. Ci stiamo chiedendo che a volte la vita è il sogno, se il sogno in certi momenti rappresenta, diciamo, una forma di realtà che è la realtà stessa del momento del sogno. Cioè, in altri termini, il sogno della realtà è una specie di vita che è la realtà del sogno. Oh, mi scusi, ho sbagliato stanza. Cappaccato. Sì, forever, non ci lasceremo più. È così, ti credo. Faccio quello che vuoi tu. Le tue mani sul mio petto. Stringi forte, ma perché? Vuoi rubarmi l'anima? È tempo d'amore che ci fa volare sopra il mondo, che ci dice adesso è il momento di dare tempo, tempo d'amore che ci fa sentire quello che non hai sentito mai, che ci fa vedere quel che non hai visto mai. Fra il giorno e la notte è così, together. Fra la vita e la morte, le tue mani sul mio cuore, la tua voce dentro me. Vuoi rubarmi l'anima? È tempo d'amore che ci fa volare sopra il mondo, che ci dice adesso è il momento di dare tempo, sì, tempo d'amore, che ci fa sentire quello che non hai sentito mai, che ci fa vedere quel che non hai visto mai. Ci fa sognare.